Mi chiamo Luca De Paoli, abito nel 12° municipio. Sono qui per protestare come tanti altri cittadini, assolutamente non politicizzati, contro questo abnorme mostro che vogliono costruire, che collegherà Roma Fiumicino alla Latina Tor de' Cenci. Un'opera mastodontica, tutta su cavalcavia, che devasterà immensi territori completamente ad oggi intoccabili per chiunque, e invece sembra che un'autostrada tranquillamente taglierà quella che è una riserva naturale statale, classificata come il Gran Paradiso, una riserva regionale, due sicche di importanza nazionale. Questo comporterà inevitabilmente sanzioni che ci verranno irrorate per aver violato i patti con la Comunità Europea. Ma la cosa più tragica è che ci saranno tantissime famiglie che finiranno in mezzo a una strada, perché sono previsti tantissimi espropri tutto lungo la via di mezzo cammino. Non si capisce come questa autostrada abbia avuto il placet di tutti, perché tutti l'hanno data e l'hanno aiutata, l'hanno portata avanti. Le comunità locali non sanno niente, nessuno sa niente, municipio incluso, e questo noi cittadini lo veniamo a scoprire per puro caso, perché ognuno di noi nella sua intraprendenza ha scoperto un piccolo pezzetto di questa cosa. Ovviamente siamo qui a chiedere spiegazioni al Ministro, che con grandi speranze di tutti noi ci dia qualche risposta, ma la vediamo dura, perché quando si mettono in testa di fare quella che è un'opera pazzesca, abbiamo imparato che la fanno. Ci metteranno 10 anni, 15 anni, con tutti i problemi che ricarranno all'interno del nostro territorio, con grandi disagi, ma soprattutto con un'opera che ancora non si capisce a cosa serve, perché la zona di Latina è tutta delocalizzata, non ci sono più le fabbriche di una volta. Forse 20 anni fa servivano questi trasporti, ma oggi, con le fabbriche che chiudono, i posti di lavoro che si perdono, non si capisce come questa autostrada possa remunerare chi l'andrà a costruire, perché sarà costruita in project financing, quindi una parte la metterà lo Stato e una parte la metteranno i privati, con ovviamente una concessione di 50-100 anni e forse magari con il balzello che, se non incasseranno i soldi previsti, il conguaglio ce lo metterà pure lo Stato italiano, e a pagare saremo sempre noi cittadini. Quindi questa è l'opera che vogliono fare. Su internet abbiamo trovato tutte le mappe, ci sono tutte le mappe, chiunque la può verificare che è un'opera assolutamente devastante. Ripeto, è tutta in viadotto, passerà sul Tevere con un viadotto di 30 metri d'altezza, passerà sulla Colombo con un viadotto di 30 metri d'altezza, è un'autostrada a due corsie più la corsia d'emergenza, il che vuol dire 25-30 metri di larghezza, tutta su cavalcavia, quindi un'opera assolutamente mastodontica. E questo a dispetto di tutti i cittadini. Altre cose da aggiungere sarebbero tantissime, perché ripeto, devastano riserve naturali, riserve regionali, zona di importanza archeologica, e soprattutto, ripeto, levano la casa a tanti cittadini che non si capisce dove andranno poi a vivere nel giro di pochi mesi, perché le opere, la cantierizzazione è prevista alla fine del 2013, non più tardi. Allora, è stato un incontro, crediamo, interessante e proficuo, perché abbiamo avuto la possibilità di incontrare non solo figure diciamo politiche, ma figure importanti dell'amministrazione. Noi abbiamo espresso la nostra, come potete immaginare, estrema opposizione a questa inutile opera, ma ancor di più l'abbiamo smontata e abbiamo anche illustrato le nostre proposte alternative. Abbiamo scoperto una cosa anche molto, molto grave, che quando noi abbiamo chiesto perché le carte non sono attuali, cioè le aerofotogrammetrie non sono quelle di oggi, no? Con chiarezza è emerso che la progettazione che hanno fatto è quella riportata dall'Arcea nel 2005 di Storace. Quindi da qui si capisce perché hanno fatto così presto, cioè il tratto Tor de' Cenci Roma-Fiumicino è sostanzialmente quello già fatto nella giunta Storace, e gli dimostriamo carte alla mano sia economicamente che tecnicamente che la soluzione c'è ed è alternativa. È l'adeguamento in sicurezza della pontina, è la metropolitana, è il potenziamento della linea ferrata attuale.
meno macchine per la strada, più fluidificazione, meno inquinamento e meno costi per tutta la comunità e meno problemi per i cittadini del dodicesimo e della nostra comunità. Grazie. Che dire, che è paradossale che io non posso portare un cane a fare una passeggiata perché è disturbo della fauna, però ci possono fare un'autostrada, quindi insomma c'è qualcosa che non quadra, sia al vivaio Treppini che non possono piantare un paletto, però tu puoi fare un'autostrada e prevaricare i vincoli ambientali per una pubblica utilità che non è così, perché bisognerebbe incentivare il trasporto su rotaia, non su gomma, è veramente paradossale. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo un cittadino.